quanto cavolo è bella. Ho ansia, tanta ansia, ho paurissima. Ecco, di vomitare. Io ho paura di cascare invece. C'è la luna! Non voglio salire. Guarda lì che motore, è gigante. Buongiorno, sono... E che cavolo? Allora! Sono le 6:33 del mattino, ci siamo svegliati alle 6. Ci stiamo preparando per andare in spiaggia. Il tempo non promette tanto bene perché c'è un bel vento e io non vedo proprio il sole. Cioè, dovrebbe essere già sorto il sole alle 6:30. Stanotte ho dormito da merda. Che Brian russa, io ho un sonno leggerissimo e mi sveglio ogni secondo. Appena Brian si muove io mi sveglio. Andiamo in spiaggia. Andiamo a fare colazione fuori e poi andiamo a trovarci una spiaggia. Siamo venuti qua ed è un paradiso, non c'è nessuno, non so se mi si sentirà qualcosa. Ci sta da Dio, il sole non picchia, l'acqua è fattibile. Qui, signore e signori, abbiamo delle tartarughine. Ciao, tu sei sveglia. Cioè, guardate che figata come ha fatto tutto quanto qua la ragazza. Cioè, ha messo tutto qui bellissimo per le tartarughine. Mi sono fatta la doccia perché qua si suda tantissimo. Ci sono anche un sacco di mosche, quindi proprio lo vuole dire rinfrescarmi un attimo. Sono le... quasi le 6. Prima ho fatto merenda con un frullato di, con un po' di proteine, carboidrati, vitamine e minerali, così non posso così. Mi sono portata il mio mini frullatore, che poi è un mixer, non è un frullatore stracomodo perché appunto lo potete portare ovunque, fa anche da bicchiere. E comunque vi lascio il codice sconto su Prodis, che è Kia10, e poi c'è un sacco anche di omaggi ultimamente, quindi vi lascio anche tutto quanto su Instagram e vi lascio il link anche del mixer portatile. Questo è il mio.
outfit. Fa caldo. Questo è stracarino, però vabbè. Speravo di poterlo abbinare per andare fuori magari un po' la sera, ma non so se faremo qualcosa stasera. Buongiorno da tutta la ciurma. Adesso vedete che inizio a camminare e mi iniziano a seguire. Ecco, già una mi sta seguendo. Questa è Sibic. Lei è sempre incinta. Anche 3 anni fa quando venni qui, e lei aveva già sfornato un sacco di cuccioli e a tipo 7 anni avrà partorito già 5-6 volte. Allora, questa gita in Sardegna è stata proprio una scappata e fuga. Siamo venuti qua per un matrimonio e oggi è il giorno del matrimonio, non vi dico già l'agitazione. E poi dopo si farà praticamente... Amore! Poi si farà tutta una tirata fino a domani, che domenica abbiamo il volo alle tipo le 9 del mattino, quindi non ha senso che neanche andremo a dormire, quindi sarà distruttiva questo weekend. Mini vacanzina breve ma intensa. Dopo ve lo faccio vedere bene.